the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Siete ancora di quelli che pensano che le auto elettriche o ibride siano auto noiose? Vi sbagliate di grosso. Vedrete da qui, dall'autodromo di Monza, nell'evento Smart City in Pole Position, di cui Gente Motori e Media Partner anche quest'anno, e le persone si divertono e si divertono molto. Pensate alla Tesla S, che vedrete in prova tra poco, guidata dal nostro Giampaolo Tenchini, una delle berline più prestazionali al mondo, e proprio elettrica, e vedrete divertentissima. Vedrete quelle, vedrete tutte le novità del mercato nel mondo delle ibride ed elettriche. L'occasione ghiotta, perché l'iniziativa è aperta al pubblico e chiunque può registrarsi per provare in pista l'auto green che più lo incuriosisce. Ma venite con noi sul circuito più veloce della Formula 1. Ci facciamo qualche curva a zero emissioni. Ma sicuramente il feeling che dà dallo sterzo è veramente superiore alle aspettative, molto più diretto e pronto di quanto ci si possa aspettare. E ci si sente l'auto in mano anche nelle curve un po' più impegnative. Anteriore molto comunicativo, sterzo molto pronto e molto agile a cambiare direzione. Siamo una vettura molto compatta, il rollio è abbastanza ben controllato. Quello che è impressionante è il feeling che hai con l'acceleratore millimetrico, senza il lag che possono avere certi motori turbo, per cui gestisci proprio millimetricamente il gas e la potenza. Il comportamento è sinceramente sincero. Avverte quando sta perdendo aderenza, in casi più estremi l'SP appunto governa le sbandate più severe. Il pedale del freno appunto non ha quell'aspetto artificiale cui eravamo abituati sui vecchi modelli Tesla. Incredibile come si sentono il rumore delle gomme in curva anche senza farle stridere, che non sono coperti da altre frequenze dei motori ovviamente tradizionali. Solo proprio lo schiacciamento, non è lo stridio ma proprio il rotolamento puro dei pneumatici. In un ambiente molto silenzioso emergono altri rumori a cui non siamo abituati. Ma chi l'ha detto che un'auto ibrida non può essere divertente e piacevole da guidare? Prendete per esempio questa BMW, una Active Hybrid 3. Ha 340 cavalli e 450 Nm di coppia. Grazie al motore, un 3000, 6 cilindri in linea da 306 cavalli, abbinato a un'unità elettrica da 54 cavalli. Ma il bello di questa macchina, che grazie al motore elettrico, permette di percorrere nella sola modalità elettrica fino a 4 km a 75 km/h di velocità massima. E nell'andatura in autostrada si può veleggiare fino alla velocità massima di 160 all'ora. Cosa vuol dire? Che quando voi avete impostato il cruise control o state procedendo nell'andatura costante, alleggerendo leggermente il pedale dell'acceleratore, il motore termico si disaccoppia e le ruote vengono spinte solo da quello elettrico. In questo modo non consumate benzina. Toyota Yaris Hybrid è da poco disponibile sul mercato e già è la prima nel suo settore delle vendite, cioè l'ibrida più venduta d'Italia. La formula è interessante, due motori, un motore a benzina di 1500 cm3 e un motore elettrico. I due possono funzionare insieme, possono funzionare separatamente. Premendo un pulsante si può sfruttare completamente il motore elettrico e l'autonomia data dalle batterie agli ioni di litio e quindi procedere, anche se per un breve tempo, in assoluto silenzio e senza inquinare. L'hybrid ha un punto a suo favore: è sul mercato allo stesso prezzo della diesel, cioè 17.500 euro. Prendete
prendete una Peugeot 3008, una delle crossover più vendute nel mercato, magari la versione turbo diesel con il motore 2000 HDI da 163 cavalli, aggiungete poi un'unità elettrica e quella che otterrete è questa 3008 Hybrid 4. Il motore da 37 cavalli, posizionato sulle ruote posteriori, permette di funzionare sia il supporto al motore termico, per consumare meno nella guida in città, sia per muovere l'auto nella sola modalità elettrica. La casa francese dichiara una percorrenza di 4 km a una velocità massima di 60 km orari. Con la Zoe, Renault entra per la prima volta nel segmento B, in quello delle auto piccoline, quelle che probabilmente potrebbero avere più successo in questo momento non felice. La Zoe è un'auto completamente elettrica, che si muove nel silenzio, ha circa 200 km di autonomia massima, e la cosa interessante è che ha diverse modalità di ricarica, che vanno da un minimo di 3 ore a un massimo di una notte intera, dipende che tipo di corrente e di kilowatt avete in casa. Pensate che in quest'auto il clima si prende quasi cura di voi, controlla l'umidità all'interno in modo che la pelle non si secchi, la vostra pelle, e il climatizzatore si può azionare anche a distanza o si può programmare in modo tale che la mattina voi, quando arrivate in auto, trovereste la temperatura già adeguata. E anche quest'anno l'afflusso qui all'Autodromo di Monza è stato molto buono. Che cosa ne è uscito? Le persone sono molto curiose, vogliono guidare le auto elettriche e ibride perché la novità attrae molto. C'è anche qualcosa però che tiene così il mercato un po' fermo. Che cosa spaventa di più? L'autonomia, che continua a rimanere un po' ridotta anche se migliora con il tempo, il prezzo di acquisto e anche le infrastrutture, cioè il fatto che uno si preoccupi di non sapere dove ricaricare l'auto perché magari non ha il garage o perché non ci sono ancora le colonnine per strada. Speriamo che le cose migliorino, ci rivediamo l'anno prossimo. Dovresti prima salire su questa BMW con HDI. Benvenuti a Smart Cities in Pole Position, l'evento organizzato dall'Autodromo di Imola per le auto elettriche. La Nissan Leaf occupa la prima posizione, per le auto elettriche invece tutto... Eccomi!